Terra dal Sole, che corrisponde più o meno a 150 milioni di chilometri. Quindi dall'applicazione di questa legge, ad esempio per Mercurio si dà 0 ad n, si otteneva una distanza di 0,4 unità astronomiche e i dati reali parlavano di 0,39. La stessa cosa per Venere, assegnando 3 alla n, si otteneva 0,7 unità astronomiche con un dato reale di 0,72. Quindi questo, che sembra più una visione empirica di queste distanze, comunque prendeva quasi la forma di una...